Sì, è certamente l'Inter alla fine del primo tempo sperava di fare di un sol boccone di questa Lazio, invece nella ripresa la Lazio è venuta fuori e ha messo in evidenza grinta, ha messo in evidenza determinazione e ha portato a casa un punto molto importante per la sua classifica. Vediamo subito le immagini che riguardano la prima rete, quella realizzata durante il periodo di predominio dell'Inter. Questa è l'azione, vedete Müller che controlla molto bene, arriva ai bordi, lascia andare. C'è una deviazione di Manfredonia ed è l'1-0. A questo punto ci si aspetta la reazione della Lazio e invece continua ad insistere in avanti l'Inter. Beccalossi porta avanti la palla, poi serve Altobelli che si libera ma il suo tiro non ha fortuna. Continuano gli interisti e finalmente al 43esimo, pensate, prima conclusione laziale e unica del primo tempo con questo tiro di Battista sopra la traversa. Nella ripresa Müller oggi molto attivo, si fa vedere anche nella sua difesa ma combina un pasticcio e per poco i laziali non vanno subito in pari, è il 40esimo secondo ma il tiro va fuori. Insiste la Lazio in avanti anche se l'Inter gioca per alleggerire e qui è Beccalossi che quasi a colpo sicuro sbaglia il tiro conclusivo del 2-0. Avete visto, aveva anticipato Orsi. Ecco il gol della Lazio, c'è una deviazione di Manfredonia ma è Zenga a combinare il gran pasticcio. È l'1-1, linea Valenti.